Buongiorno o buonasera e benvenuti a tutti per il nuovo appuntamento sul nostro canale expattea.blog. Quest'oggi cominciamo la nostra serie di appuntamenti con Aperi Coach e la nostra coacher è Novella Cocetta. Saluta te, Novella. Ciao, sì, anch'io ho il bicchiere di vino perché è un aperitivo. È un Aperi Coach, ci deve essere. Quindi brindiamo, diamo inizio a questo ciclo di appuntamenti. Allora, Novella, la prima domanda che vorrei farti è una domanda generale, nel senso, cos'è il coaching? Di cosa si tratta quando si parla di coaching? Grazie per la domanda, che in realtà ci siamo autopassati prima. Di cosa parliamo all'inizio? Parliamo di che cos'è il coaching, perché è una domanda che mi viene fatta spesso, è una domanda di cui abbiamo parlato sia con Take Care e anche con Expat Care. E cos'è il coaching? Il coaching è un processo che aiuta le persone ad arrivare da un punto A, un punto iniziale A, ad un punto B finale, che sostanzialmente la persona che chiede supporto ad un coach stabilisce da solo. Quello che succede all'interno di una sessione di coaching, che dura circa un'oretta e mezza, è che il coach, attraverso tutta una serie di domande che fanno parte appunto di un processo, aiuta la persona in questione a prendere chiarezza, consapevolezza, a riuscire a vedere le cose in maniera diversa, a riuscire a vedere le risorse di cui ha disposizione, le forze di cui ha disposizione e anche gli ostacoli. E se ci sono degli ostacoli, vedere come eventualmente agire su di essi. Quindi è un processo tendenzialmente che riguarda il presente e il futuro e che quindi si distanzia moltissimo da quello che invece fanno, diciamo, le terapie, la psicoterapia e la psicologia in generale, no? Quindi il coach non fa diagnosi. Ok. Il coach è tenuto, specialmente se segue un codice etico della Federazione Internazionale del Coaching, per esempio, il coach è tenuto a, con onestà, ad ammettere che il campo in questione non è il campo di cui si occupa e quindi a rimandare a degli esperti che si occupano di altro, insomma, di quello di cui il soggetto in questione ha più bisogno. E questo codice vale sia per l'Italia che per la Germania, è un codice riconosciuto a livello internazionale, diciamo. Esatto, è un codice internazionale a cui tutte le persone iscritte o che hanno passato una certificazione specifica della Federazione Internazionale del Coaching seguono. Quindi vale in Italia, in Germania, indipendentemente. Ed è molto importante controllare che un coach abbia questo tipo di certificazione, che non significa necessariamente che il coach sia bravo, eccellente, significa semplicemente che quando si tratta di di un comportamento etico, diciamo che sia un po' più sicuri, ecco. Certo. Da cosa nasce la scelta del titolo Aperi Coach? Aperi Coach, perché un po' l'orario è quello, no? Cioè l'orario dell'aperitivo e il venerdì pomeriggio è un po' la giornata dell'aperitivo, no? Dell'aperitivo di decompressione, io lo definisco così, è un po' il momento in cui si fanno un po' le somme della settimana, ma soprattutto ci si prepara al weekend, quindi le cose che tendenzialmente danno respiro, sono positive, questo chiaramente in generale, poi ogni caso è specifico perché c'è chi lavora durante il weekend, c'è chi è self-standing o freelancer, quindi lavora anche la notte, anche la domenica mattina, però tendenzialmente così di stereotipo il venerdì pomeriggio mi piaceva che fosse un momento sciolto, un momento informale, ma all'interno del quale essere, diciamo, parlare anche di cose semiserie. Feci un post un po' di tempo fa, parliamo di cose semiserie. Cose serie però con un pizzico di ironia, leggerezza e tranquillità, sì, tranquillità è la parola adatta. Ci piace.
Allora, quest'oggi è il nostro primo appuntamento. Cosa hai scelto come argomento come primo appuntamento? Allora, siccome la pericoce per me è un momento appunto di confronto su tematiche in serie, che però lo facciamo in maniera molto molto leggera, oggi tratteremo un argomento che io ho definito come trovare il giusto mix. Un po' come in un aperitivo, adesso io non ti interrogherò sugli ingredienti dello spritz, però il titolo è sì, che mix dare alla propria vita, no? Quindi quale potrebbe essere il mix giusto da dare alle proprie giornate, ed è sarà un momento in cui sperimenteremo, perché la cosa è che il coaching non si capisce molto bene che cosa sia, anche perché non ce n'è abbastanza esperienza. Essendo io una grande fan dell'apprendimento esperienziale, bisogna provarlo, quindi oggi proviamo qualcosa e sarà un po' il fil rouge dei prossimi appuntamenti anche, nel senso che proviamo a fare qualcosa che sarà che può essere parte di una sessione di coaching, se il coach lo ritiene utile per la persona che sta cercando di supportare, e oggi andremo avanti per una mezz'oretta, abbiamo ancora 23 minuti. E suppongo che ci sarà spazio alla fine per alcune domande, però se Ivan trovi dei commenti che io non riesco a vedere in questo momento, però se trovi dei commenti che possono essere rilevanti, ti prego di bloccarmi e farmeli senza troppi problemi. Assolutamente. Allora, perfetto. Allora, utilizzeremo, aspetta, vediamo un po' perché mi riesci, Ivan, a proiettare una slide? Ok, questa è la nostra slide iniziale. La slide mi serve semplicemente perché ci sono alcuni strumenti che sono, è meglio vederli, no? Certo. Anziché spiegarli e basta, sennò ci addormentiamo. Andiamo alla seconda, che poi sarebbe la prima, dopo la copertina, vediamo un po'. Ho dimenticato qualcosa. Ah no, devo andare io, scusami Ivan. Grazie. Sono un attimo. Deve essere il è già vino. Parte degli obiettivi di la verità. Sì, sono già al terzo o al quarto, essendo friulana. Allora, perché è importante cercare di riflettere e prendere consapevolezza sul proprio mix? Perché immagina Ivan di essere al centro di un tornado. Sì. E tutto attorno ti capitano un sacco di cose, è difficile cercare di capire da dove arriva il tornado, eccetera, eccetera. Quindi uscire dal tornado e riuscire ad essere in una situazione safe, una situazione sicura, in modo da vedere che cosa sta succedendo, è molto importante. Quindi distaccarsi, prendere staccarsi da tutto quello che sta succedendo, cercare di che è successo? Ah no, sei tu, scusate. Quindi è molto importante prendere distacco e cercare di capire che cosa sta succedendo. È importante perché siamo impegnati dalle 8 di mattina fino alle 8 di sera, chi più chi meno, chi si sveglia prima, chi si sveglia dopo, siamo impegnati in miliardi di cose, potrebbe succedere effettivamente di perdere qualcosa per strada, di non ricordarsi di chiamare gli amici, di non ricordarsi di chiamare i propri genitori, o non ricordarsi di essere veramente presenti quando siamo con i nostri figli o in altre situazioni. E soprattutto, questo è un ultimo punto che per me è molto importante, che ognuno crea un proprio mix nella propria vita. Quello che può essere importante per qualcuno può non essere importante per qualcun altro, quindi le misure uniche, le taglie uniche non funziona quando si tratta di parlare della propria esistenza. Quindi questo è perché ho scelto questo tema. Come? Allora, utilizziamo questa che è la Wheel of Life, la ruota della vita. E non è nient'altro che una ruota di bicicletta o una torta di compleanno tagliata in 8 fette.
Vi chiedo se volete partecipare, visto che è un'esperienza, chiedo alle persone che ci seguono oggi o in replica poi su Facebook, di prendere carta e penna semplicemente e di disegnare così com'è una ruota di bicicletta, come la vedete qua nella slide. Perché lavoreremo adesso nel prossimo quarto d'ora su questa ruota. Ogni fetta di questa torta, ogni parte di questa ruota, è una parte, immaginate che sia una parte, un'area della vostra esistenza. Sì. Ivan. Sì, ce l'ho. Buttiamola lì, ce l'hai tu, ce l'hai, l'hai fatto? Ho fatto il cerchio. Benissimo, hai fatto anche i raggi, spero, sì. Non ti sto vedendo perché sto visualizzando la slide. Ok, perfetto. Adesso prova a pensare quali sono le varie aree della tua esistenza. Io ti sfido a trovarne 8. Ok. Sicuro una sarà il lavoro, stai lavorando adesso. Ovviamente quindi sì. Mettiamo quella. L'area professionale è lavoro, quindi posso inserirla. Sì, sì, sì. Mettila fuori proprio, come se fosse... come se fosse diciamo fuori dalla circonferenza, poi faccio vedere come l'ho fatta io, però non volevo svelare un po' i miei okay. Metto fuori dalla circonferenza, esatto. Poi cosa ci potrebbe ancora essere? Dammene altri due così facciamo un po' di esempi sulla mia cavia qua. Se devo basarmi sulla mia esperienza, sono una persona molto emotiva, quindi tendo anche a dividere molto le emozioni, quindi io separo amici, famiglia, esatto, altri molto due, bene. Due, sì, sì, sì. Due raggi ce li avrei così, uno di amici, esatto, e uno di famiglia, mm-hmm. Lavoro l'abbiamo detto, amici, famiglia, dai un altro, poi vi faccio vedere quelli che ho messo io. La salute non mi sembra una, cioè la salute è curricolare poi. Puoi anche metterla, puoi toglierla più tardi. Ok, beh, finanze mi viene anche in mente. Ci sta, ci sta. Vi faccio vedere quella che ho messo io, quelle che ho iniziato a mettere io. Eccole qua. Allora, si vede? Sì. Allora, io ho messo, non l'ho completata ancora, vi volevo far vedere a te e alle persone che stanno seguendo e che seguiranno alcune delle categorie che ho messo. Allora, relazione di coppia, no? Sì. Sono presente nella coppia, sto dedicando abbastanza tempo, sto regalando, facendo dei doni per ringraziare per qualcosa che è stato fatto, sono presente con la testa quando parlo con il mio partner, tempo libero, cioè mi sto dedicando del tempo libero che sia veramente di qualità, sto andando a farmi delle passeggiate, cioè nel senso sto facendo quello che veramente mi piace, se mi piace fare le passeggiate la domanda sarà quella, oppure sto riprendendo adesso con insomma tutto l'abbandono delle restrizioni, sto riprendendo un po' i vecchi hobby che avevo, oppure sto riprendendo contatto con alcune cose che facevo prima nel mio tempo libero. Poi abbiamo relazioni familiari, la mia famiglia, i miei genitori possono essere, oppure la mia famiglia, un mio nuovo nucleo familiare, cioè la salute, sto dedicando abbastanza attenzione a quanto peso, cosa mangio, se sto dimagrendo, se non sto dimagrendo, la prova costume, o le analisi del sangue, qual è l'ultima volta che le ho fatte, no? Quando è l'ultima volta, Ivan, che hai fatto l'analisi del sangue? No, famiglia, io sono bravissimo, sono due mesi fa. Bravo, bravo, ma conosco qualcuno tipo me che è da un po' che non le fa. Aiaia. Poi salute mentale, cioè nel senso mi sto prendendo cura veramente di cercare di capire se ho troppo stress come fare, no? Mi sto mettendo in contatto magari con uno psicoterapeuta o meno, questa è una mia categoria, può non valere per gli altri. Come il tempo libero può non valere per gli altri, quindi invito a prendere contatto con qualsiasi tipo di categoria sia interessante per voi. Io non credo di aver messo per esempio le finanze, mm-hmm. Ho messo il lavoro però. Certo.
Quindi ognuno poi mette le sue categorie. E le domande che uno, che uno si può fare mettendo, scrivendo queste categorie, queste aree all'interno all'esterno della ruota, sono più o meno quelle che ci siamo fatti adesso. Queste sono risposte che però sono qualitative, no? Nel senso che ti rispondi, sì, sto facendo un po', sì, potrei fare di più, l'ho fatto 4 anni fa, adesso dovrei... Boh. Per avere una risposta un pochino più oggettiva, che quindi sia condivisibile tra il coach e la persona che ha di fronte, sarebbe meglio utilizzare dei numeri. E quindi sfido... lancio una nuova sfida a Ivan. Ah no, ho messo le finanze, visto Ivan? Ah, vedi. Sono un po' che coscienziosa. Che coscienziosa. Cosa potrei non aver messo? Tipo la spiritualità non l'ho messa. Aia, si poteva mettere. Poi cosa l'ho messo? Ah, il lavoro. Il lavoro può essere sia lavoro freelance che lavoro da dipendente. In Germania, soprattutto a Berlino, conosco più e più persone che hanno lavoro da freelance e lavoro da dipendente, che sono due cose molto distinte a volte, no? Cioè, viaggiano su dei binari che a volte non si toccano proprio per niente. Poi la crescita personale potrebbe essere: sto studiando abbastanza per imparare il portoghese o per imparare lo spagnolo. Ho alcuni clienti che hanno questa cosa di imparare lo spagnolo. Dico, ok, va bene. Si può fare. E si può fare, insomma, uno a 30 anni inizia a imparare una nuova lingua perché ha piacere di farlo, non perché si è trasferito in Spagna ed è forzato a imparare lo spagnolo. Vuole imparare lo spagnolo d'amblè, così, out of the blue, e via, impara lo spagnolo. Quindi, tornando alla questione della quantità, di quantificare queste aree, io ho segnato, no? Quindi dal centro è 1, il centro vale 1. Poi avete il 5, che diciamo a metà strada, tra l'1 e il 10. Quindi la domanda che mi devo fare, nella fetta di torta delle finanze, io quanto sono soddisfatto? Questa è la domanda. Io nella fetta di torta dell'amicizia, quanto sono soddisfatto da 1 a 10? E ci può essere 5, diciamo che... Io, mettiamo come a scuola, non so adesso come fanno, che voti mettono, ma insomma quando ero a scuola io da 1 a 10, 6 era la sufficienza, no? Diciamo 6 è la sufficienza, tutto quello che è sotto vuol dire che ha bisogno di un pochino di attenzione, tutto quello che è sopra è sicuramente, va sicuramente bene, ma magari ha bisogno di qualche miglioramento. Certo. Tutto chiaro? Tutto chiaro. Okay. Perfetto, quindi sfido anche te a mettere almeno 2 categorie. Ok, dai, te le dico? Dai, dimmele se ti va, dimmele. No, tranquilla, tanto guarda, anche perché ci sono delle categorie che hanno punteggio pieno, quindi ho detto sia amici che famiglia, per me sono un 10, perché specialmente in questo ultimo anno particolare sono stati quelli che mi hanno permesso di mantenere la mia salute mentale almeno ad un livello 7. Quindi hai 3 categorie sicure, amici e famiglia, che sono ad un livello 10, salute mentale non voglio esagerare, perché comunque è stato un anno difficile, però arrivo alla sufficienza con un 7, diciamo che è una sufficienza. Insomma, una sufficienza abbondante, quindi sei soddisfatto di come stai a livello di salute mentale. Se ti potessi sfidare... Sì. Nel momento attuale ti piacerebbe che questo set diventasse qualcos'altro? Oh, sicuramente. Sicuramente. Ti posso chiedere quale numero potrebbe diventare? Quale sarebbe il livello a cui vorresti aspirare? Se il massimo è 10, è ovvio che poi tenderai sempre a pensare al punteggio pieno. Cioè, ma Ivan è un ottimista, ma sai quanti? Ma non so, se riuscissi ad arrivare a 8 per la fine dell'anno, no? Ivan è un ottimista. Ok, quindi questo passaggio mi sa che l'abbiamo capito, no? Allora, da uno che è veramente un disastro fino a 10, che insomma è la promozione piena.
Questo quindi era il secondo passaggio. Adesso vediamo se riesco a mandare avanti la slide. E ecco, questa sono io che in un carrello della spesa, ecco perché se mi serio, la carrella della spesa in Cina, ho selezionato questa foto perché il non plus ultra della mia pazzia, in un periodo in cui veramente stavo molto molto male. Se avessi avuto un coach al mio fianco, probabilmente mi avrebbe detto di andare a uno psicoterapeuta, ma sai, insomma, almeno avrei avuto qualcuno che mi dava una direzione, no? E, per il momento, per me, per esempio, la situazione amici è un 6. Perché? Non sono soddisfatta perché non li sto sentendo abbastanza. Sono stata molto troppo impegnata su tante cose e gli amici li ho trascurati, secondo me. Poi magari sento i miei amici e mi dicono, no, non ti preoccupare, però io quello che vorrei fare io, la vicinanza che vorrei dare ai miei amici, la vicinanza che vorrei avere dai miei amici, è un po' scarseggia, quindi un 6. E io mi propongo nel prossimo periodo di aumentare questo numero. Sulla salute anche, ne dicevamo prima, è da un po' che non faccio le analisi del sangue, sto qua tanto a predicare, però mi devo dare un 5. Sul lavoro invece molto bene, sono molto soddisfatta, c'è sempre spazio per migliorare. Questo è un po' un esempio, vado un pochino veloce perché il tempo sta per scadere. Quindi quanto ti manca? 10? No, queste freccettine, quanto ti manca? 10? E quindi, perché poi... Oh, Ci siamo? Sì, eccoci. Il punto è questo, no? Le domande da farsi un pochino sono queste. Com'è il mix? Allora, si avrà alla fine, avendo completato tutta questa torta, si avrà alla fine una situazione multicolorata, no? E con tanti numeri. No? Ci sarà il lavoro con un certo col 6, gli amici col 7, salute 4, bla bla bla, quindi un certo mix. Quanto siete soddisfatti di questo mix? Perché questo mix rappresenta la vostra vita in questo momento. Se c'è un ingrediente con una valutazione bassa, la domanda da farsi è ok così o no? Cioè, quale vorresti che fosse il numero, se il numero è basso? Perché non è che tutti i numeri devono essere 10. Se ti è abbastanza un 8, va benissimo così. Quello che ha la valutazione minore, allora bisogna chiedere, devo fare qualcosa? Devo agire? Fare qualcosa? Oppure no, lascio stare, perché per me va benissimo che sia un 5, perché in questo momento voglio che sia un 5, perché non ho tempo e non mi sta influenzando troppo. Se avessi la possibilità, un'altra domanda, se avessi una possibilità, quale ingrediente aumenteresti? Se per esempio abbiamo un lavoro molto soddisfacente dal punto di vista del freelancing, se sono un self-sendiger molto molto stimolato dal punto di vista del mio lavoro da libero professionista, ma pochissimo stimolato nel mio lavoro da dipendente perché è noioso, perché arrivo a casa sempre stressato, mi scrivono alle 10 di sera, cosa devo fare? Cioè... Se è vero che il lavoro da freelance, in questo esempio che sto facendo, è un lavoro che mi dà tanto, talmente tanta energia, che mi rende veramente felice, ma lavoro da dipendente no. Cosa si può fare? Aumento la soddisfazione nel lavoro freelance o cerco di fare qualcosa nel lavoro da dipendente o cambio un po' il mix? No? E nel mix manca qualcosa? Se manca la vita di coppia, per esempio, non ti è venuta in testa, no? È ora di aggiungerla o no? E c'è qualche ingrediente che, se io lo aumento, può aumentare anche tutto il resto? Nella slide ho scritto quale ingrediente aumentando potrebbe migliorare il gusto del mix. È un po' come uno spritz, no? Cioè, se ci metto, adesso dirò una castronata, ma se ci metto più prosecco diventerà più buono? O forse diventerà più buono per me? Forse qualcuno preferisce più prosecco o più ghiaccio? Vai a sapere. E quale poi è l'ingrediente che io devo controllare di più? Se la mia salute mentale o se la mia salute in generale dovesse peggiorare ancora, avrebbe un impatto su tutte le altre sfere? E... Oh, oh.
Sì. No, mi è partita la slide, perfetto. Ecco, l'ultima cosa che volevo dire è che si può continuare questa conversazione in separata sede. E ho messo un QR code che scannerizzato con il cellulare vi rimanda al mio sito internet, trovate la mail e c'è anche il prossimo episodio che è prossimo venerdì alle 17 e il prossimo venerdì parleremo di cambiamento. E ci saranno alcuni stimoli, alcuni impulsi dalla psicologia positiva e dalle neuroscienze. Ok. Questo cambiamento riguarda comunque la sfera generale, sia lavorativa che comunque cambiamento di vita. Tutto. Tutto quelli che sono stati i temi trattati oggi, trattando della Wheel of Life, quindi dai un peso a quelli che sono per te le priorità, le chiamo magari sbagliando in questo momento, ma comunque quello che per te va bene nella tua vita, come dici tu, ok? Se le finanze per me non valgono tanto e quindi sono ad un 5, possono rimanere anche ad un 5, perché tanto... Sì. Non ho interesse a portarle a 10 perché questo non è il mio punto in questo momento, quindi sono io poi che decido a cosa dare la priorità nella mia vita. Esatto, questa ruota serve proprio per questo, no? Se in una sessione di coaching ci si ritrovasse a parlare proprio di questo, una delle prime domande che si potrebbe fare poi per passare ad un piano d'azione è su cosa vuoi lavorare. Qual è la cosa che senti avere un peso più grande, no? Cioè avere uno sbilanciamento tra il risultato, tra un 6 e un 10 che ti aspetteresti o un 6 e un 8 che sarebbe l'optimum per te, questo 2 come facciamo? Cosa facciamo? E questo è per aumentare il senso di controllo rispetto ad una situazione. Di nuovo, è una questione di essere all'interno di un tornado e di cercare di capire come fare a staccarsi e a prendere controllo di questo tornado. Quindi a prendere dei picchetti per fermarsi al terreno e dire ok. Esatto, mi piace questa metafora, mi piace, è proprio calzante. Avevo in testa l'immagine di una tenda nella spazzata via, che sta cercando di essere spazzata via e l'unica cosa che la tiene ferma sono i picchetti e dice ok, allora la famiglia o le finanze o la salute mentale, cioè ci sono questi picchetti che mi tengono ancorato al terreno e evitano la tormenta di spazzarmi via. Esatto. Beh, il problema non è tanto avere un voto, cioè mettersi, darsi un voto basso, il problema è cercare di capire riconoscerlo, no? Prendere consapevolezza, è questo su cui lavora il coaching, no? Prendere consapevolezza, prendere chiarezza e cercare di aumentare la autoefficacia, cioè io ce la faccio da sola, nel senso da sola o trovo aiuti, ma li trovo io. Cioè, capisco se ho bisogno di chiedere aiuto. Cioè, un coach ti fa capire se hai bisogno di chiedere aiuto. Come dici tu, se segui una deontologia professionale, quindi ok, il tuo aiuto deve essere una psicoterapeuta, una psicoterapia, o se è semplicemente ok, posso appoggiarmi alla famiglia, posso appoggiarmi al coach, posso appoggiarmi agli amici, o ce la faccio da solo. Cioè, sicuramente ci sono anche delle risorse interne. Sì, certo, soprattutto le risorse interne chiaramente in una sessione di coaching devono essere vagliate. C'è qualcos'altro che ti senti di dire ai nostri ascoltatori e anche a chi rivedrà poi questa live in replica su Facebook? Non lo so, penso che sia importante sapere che, visto che siamo su Expat Care, il mio passato è un passato da migrante. Quindi quando si tratta di expat, no? di persone che stanno non nel loro paese d'origine, faccio parte del gruppo anche io, quindi sono una di voi, expat care. Sei un expat. Sì. Da una migrante preferisco rispetto a expat, però perché è più vicino alla mia identità, ecco, senza con grande onestà, migrante. Togliere nulla a nessuno. Esatto. Io ti ringrazio Novella, ringrazio anche Take Care, grazie sì, per questo intervento.
Noi ci vediamo venerdì prossimo sempre con il nostro Apericoach, vediamo se riesco a organizzarmi lo spritz, visto che abbiamo parlato, hai parlato di spritz quest'oggi, quindi magari per venerdì prossimo riesco a organizzarmi anche con lo spritz. Prossima volta voglio la lista degli ingredienti e la ricetta. Mi preparerò, lo giuro. Auguriamo a tutti un buon weekend, buoni spritz probabilmente, e Novella ancora grazie mille a te. Grazie mille a voi. Ciao a tutti. Ciao.